Benvenuti al commento del Vangelo della prima domenica di ottobre, mese missionario. Il Vangelo è tratto da San Matteo, capitolo 21, versetti 33 a 43. In quel tempo Gesù disse ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un'altra parabola. C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe. Vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi l'affidò a dei vignaioli e se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. Ma quei vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi, più numerosi dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: «Avranno rispetto del mio figlio». Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità». E presolo lo cacciarono fuori dalla vigna. «Che farà a quei vignaioli?» Gli risposero: «Farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo? Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare». Questa parabola che Gesù ci racconta parla di vigna, un'immagine biblica per eccellenza che rappresentava e che rappresenta il popolo di Israele e il popolo di Dio. Gesù vuole che il popolo di Dio, che è la Chiesa, porti frutti, lavori in questa vigna e porti frutti. E ha bisogno di vignaioli, di amministratori. Noi cristiani siamo gli amministratori di questa vigna. Quindi dobbiamo lavorare in questa vigna per portare frutti e dare frutti. Il problema che sorge, che è sorto nella parabola, ma anche oggi, è che noi non pensiamo di essere degli amministratori, ma vogliamo possedere, essere padroni di questa vigna e farla propria. Invece, il Signore ci chiederà di rendere conto di cosa abbiamo fatto di tutti i talenti che abbiamo ricevuto. La salute, l'intelligenza, tanti doni che il Signore ci dà
e che noi dobbiamo mettere al servizio degli altri. E quindi ognuno di noi deve rispondere positivamente. Anch'io tanti anni fa, il Signore mi ha chiamato in questa chiesa per essere missionario. E sono partito missionario 43 anni fa in Burkina Faso per rispondere alla chiamata del Signore. Quando sono arrivato, i padri bianchi missionari mi dicevano che in quella parrocchia non funzionava, erano lì da 50 anni, ma non portava frutto questa missione. Ma tutto un colpo, qualcuno arrivò dove i padri alloggiavano, la canonica, e dice che lui vuole pregare. Gli chiediamo da dove vieni? E ci disse che lui viene da un paesino che si trovava a 80 chilometri da lì. In quanti siete? Sono io e la mia famiglia. Io ero appena arrivato come giovane sacerdote e mi mandarono, avevo una motocross e sono partito con il catechista. Siamo andati lì a incontrare questa persona con la sua famiglia. Ogni volta che andavamo c'erano altre famiglie. Dopo qualche mese dicono che vogliono costruire una chiesa. Come io sono anche muratore, ho costruito una chiesa. Ma quando ho finito di costruire la chiesa era troppo piccola, perché si era riempita di catecumeni. Vado 10 chilometri più lontano, ne costruisco un'altra, anche quella lì troppo piccola. E sono andato avanti così, ne ho costruite 10, una dietro l'altra, di queste chiese, e sempre piene di catecumeni, cioè di gente che iniziava il cammino 4 anni di catechesi per diventare cristiani. Oggi ci sono 8-9 preti, una decina di suore. Ecco, vedete, il lavoro del missionario ha dato i suoi frutti. E adesso questa parrocchia è stata divisa in 4 e sono 4 parrocchie. Ed è in mano ai preti diocesani. Il vescovo, che io chiamo mio figlio, il figlio spirituale, ecco, l'ho messo in seminario, è diventato prete e adesso è vescovo. Quindi pian pianino ha portato frutto, non senza difficoltà, però dobbiamo, ognuno di noi, impegnarci, perché la Chiesa ha bisogno di tante persone. Invece quello che vedo è che le chiese si stanno spopolando. Questo tempo di coronavirus è pericoloso. Le chiese si svuotano, eccetera. Ma coraggio, dobbiamo farci coraggio, perché il Signore ha bisogno di noi. Ha bisogno dei nostri doni, ha bisogno di noi, del nostro tempo. Quindi dobbiamo, ognuno di noi, impegnarsi sinceramente a far qualcosa per la parrocchia, nel volontariato. E c'è bisogno di ognuno di noi. Dio non vuole dei scansafatiche, non vuole dei pigri, vuole gente dinamica, uomini e donne, giovani, che si impegnano per il Signore, affinché la sua vigna, perché non è la nostra vigna, possa portare frutti. Buona domenica a tutti!